Salve a tutti cari gamers, io sono LexorNaut7 e vi do il benvenuto nel secondo episodio delle migliori mod della settimana di Skyrim Special Edition. In questo episodio ci aspettano un po' di mod particolari: migliorare il proprio personaggio, aggiungere capigliature, migliorare gli effetti sonori ed aggiungere un maggior grado di sfida alle battaglie. Detto questo, vi auguro una buona visione. Questa, probabilmente, è la mod più popolare in fatto di capigliature. La Apache Sky Air aggiunge circa 79 capigliature, alla quale è possibile aggiungere altre capigliature scaricando i pacchetti aggiuntivi, col quale potremo personalizzare il nostro personaggio con una capigliatura più pulita e dettagliata rispetto al gioco base e allo stile moderno. Una mod che non tutti potrebbero apprezzare, in quanto, per alcuni, questi stili potrebbero non essere in tema con la lore di Elder Scrolls, ma per chi riesce a soprassedere a questi dettagli potrà donare uno stile unico al proprio personaggio, rendendolo quasi un modello. Una mod perfetta per chi ha dei capelli di base e vuole donare un nuovo aspetto al proprio personaggio. La prossima mod è l'Apocalypse Magic of Skyrim, una mod che aggiunge 155 nuovi incantesimi che possono essere trovati esplorando oppure acquistabili dai mercanti. Una mod che offre magie molto potenti e degli effetti unici. Un esempio è l'incantesimo Bombardment, un incantesimo in grado di lanciare delle raffiche esplosive che danneggiano il nemico colpito e i nemici nelle sue vicinanze. Mind Control, un incantesimo silenzioso che ci permette di vedere attraverso gli occhi del bersaglio. Evil Twin, una magia che, finché si è concentrati, crea delle copie illusorie dei nemici che combatteranno al posto vostro. Ghost Walk, che ci permette di diventare invisibili per 10 secondi e, allo scadere del suo effetto, di riportarci nel punto in cui l'incantesimo è stato lanciato. Volcano, che ci dà la possibilità di posizionare un mini vulcano sul terreno che danneggia i nemici vicini. Wind Running, che ci permette di annullare i danni da caduta e di correre nell'aria. E Apocalypse, che ci permette di innalzarci in cielo e scagliare 10 meteoriti con un danno devastante. Questi sono solo alcuni degli incantesimi che è possibile imparare. Una mod perfetta per i maghi annoiati che cercano un po' di varietà e spettacolarità nelle loro battaglie. Questa mod è per chi crede che le notti in Skyrim siano più illuminate di Las Vegas la sera. La Darker Nights permette di rendere più scure le notti con vari livelli di oscurità, partendo dal livello 6, leggermente più oscurato rispetto a quello base, fino al livello 0, con delle notti così scure da dover andare in giro con una torcia in mano per poter vedere dove si hanno i piedi. Se la luminosità notturna del gioco vi sembra un po' troppo alta, vi consiglio di dare una possibilità a questa mod. Questa mod, la Immersive Sounds Compendium, mira a sostituire gli effetti sonori del gioco di spade, archi, magie e molto altro con altri molto più gradevoli e immersivi. La Wildcat Combat of Skyrim è una mod che aggiunge molte meccaniche nel combat system del gioco, rendendo i combattimenti una questione di vita o di morte. La mod ribilancia i danni inflitti e subiti di ogni difficoltà di gioco e rende la difficoltà leggendaria non più difficile ma realistica, rendendo tutti gli attacchi del gioco estremamente efficaci sia per voi sia per gli NPC in egual misura. Durante le battaglie parare sarà fondamentale, in quanto a bassi livelli di salute potremo ritrovarci con delle ferite in vari punti del corpo, ognuno con vari svantaggi. Una ferita alla spina dorsale ci paralizzerà per un breve periodo di tempo, una ferita alla mano ci impedirà di utilizzare un'arma corpo a corpo, una ferita alla gamba ci renderà più lenti e l'unico modo per poter curare queste ferite sarà quello di riportare la barra della salute al massimo.
Questa mod, oltre ad implementare le ferite in battaglia, fornisce al vigore un ruolo fondamentale per le nostre battaglie. Infatti, anche gli attacchi leggeri consumeranno vigore, e se dovessimo attaccare senza vigore, i nostri attacchi saranno meno potenti. Una mod che rende ogni combattimento una vera e propria sfida, consigliata a chi ama giocare a difficoltà estreme e a chi piace mettersi continuamente alla prova. Quest'ultima mod è la Total Character Makeover, una mod che migliora le texture degli occhi, del viso, della barba e delle pitture facciali, facendo diventare le brutte facce nordiche in persone dal bell'aspetto, migliorando in generale le facce degli NPC e del nostro personaggio. Per questo episodio è tutto, spero che le mod recensite in questo video vi siano piaciute, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, mettete mi piace e seguite la pagina di Facebook. Da LexorNauto7 è tutto e ci vediamo alla prossima!